Sono stati in prima linea nella lotta al coronavirus e questa mattina hanno ricevuto le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. I protagonisti del 2 giugno sono stati i camici bianchi della provincia di Pesaro Urbino che con dedizione e professionalità hanno combattuto per 15 mesi contro il nemico invisibile e ancora oggi sono in corsia. Primari, medici, infermieri, dirigenti, 45 in totale, i sanitari insigniti alla cerimonia che si è svolta al Teatro Rossini a Pesaro. Tra i premiati anche Maria Capalbo, direttore generale di Marche Nord, che ha ricevuto l'onorificenza di cavaliere ufficiale. Un riconoscimento per il singolo, ma soprattutto per la squadra, per la grande passione, per anche per l'umanità oltre che la professionalità, perché in un anno le cose sono cambiate tantissimo e comunque la sanità è stata sempre vicina anche da un punto di vista umano ai pazienti e spesso si sono sostituiti anche ai loro familiari. Un lungo applauso tra gli altri e poi è andato al cavaliere Frausini. Dottor Gabriele Frausini, ex direttore del Dipartimento di Medicina dell'azienda ospedaliera Marche Nord, durante la scorsa emergenza ha chiesto di restare in servizio nonostante avesse raggiunto i titoli per il pensionamento. Grazie. Riconoscimenti anche all'area vasta, come quello consegnato al direttore Romeo Magnoni. È un motivo d'orgoglio perché veramente sono stati scelti quei sanitari che sono stati veramente in prima linea, che nella prima fase del Covid hanno dato l'anima per dare risposte alla popolazione. Chiaramente purtroppo non potevamo premiare 2250 persone, che è tutta i dipendenti della sanità della nostra area vasta, non mia perché non c'è niente di mio, della nostra area vasta, e sono contento perché è un riconoscimento che riguarda tutti, ma dico tutti quelli che in qualche modo hanno lavorato. Come vedete, perlomeno quelli sono scelti nell'area vasta, vanno dall'infermiere del pronto soccorso al primario del dipartimento, vanno al medico al direttore del 118, vanno addirittura a un amministrativo che ha dato direttamente i presidi, perché noi, come sa, a marzo-aprile avevamo messi malissimo, questo lavorava 24 ore al giorno per fare i presidi, vanno addirittura a quella che ha acquistato i presidi, cioè abbiamo cercato in tutti i modi di riconoscere quelle figure che hanno fatto del bene nella nostra sanità. Durante la cerimonia sono state consegnate 5 medaglie d'onore alla memoria ai familiari di altrettanti cittadini deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e ancora riconoscimenti a personaggi al di fuori del mondo sanitario, tra questi il comandante provinciale dei Carabinieri Ricciardi, il maresciallo della Guardia di Finanza Vincenzo Varano, il presidente provinciale dell'UMPLI Damiano Bartocetti e la ricercatrice Francesca Faedi. 2 nominati a grandi ufficiali, l'ex prefetto Paolo Di Biagi, il presidente del Conservatorio Rossini Salvatore Giordano. Infine sono stati nominati commendatori il docente dell'Università di Urbino Antonio Di Simone e il capo di gabinetto della prefettura Antonio Angeloni. Devo dire che per me è motivo di orgoglio aver ricevuto un riconoscimento, un'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica, che logicamente premia quello che è l'impegno costante, quotidiano, da parte chiaramente di un funzionario dello Stato che, come sapete, deve sempre perseguire quegli obiettivi chiaramente del bene comune, sempre nell'interesse dei cittadini. Da parte mia ci sarà sempre la massima collaborazione, quindi il massimo impegno, e quindi da questo punto di vista, come nel mio carattere, non mi tirerò mai indietro, anche perché il rapporto con l'utenza in senso lato, chiaramente, compresi voi giornalisti, credo che sia determinante.